πάλι έτσι του τάρε τόσο οι τυφώσει λοκάλι του τσαφτικάτε ασα καταλαρίεται έχουν ποσάκο και παρτίτο φόρτε και το πιστεύω τούμιτο το πως 6 μινούτι και είχα ούτω λόγω κατένα σε πασάρι μαντάκι μα αυτό βράβο φοντάρι ούτω σίτα και αριπιτούτα τέσκο μετά του μπλοκάτω λα παρτίτα Τούτερη αφορτάτη il vantaggio la squadra locale che con un bel intervento sotto misura e ha sorpreso il portiere Fialdini. Dicevamo che la interviene perché proprio tre minuti fa la Maltese è pervenuta al pareggio su calcio di rigore trasformato dal Del Nero. C'è stata una punizione dal limite del primo tempo con Foderaro, Poggiolunzi 1-3-0. Ma per darvi la segnalazione del cambio di risultato a Camaiore, dove a pareggiare state, indovinate un po' chi, Federico Tosi, l'ex di turno che pensate questo stesso derby tra Real Forte Queceda e Camaiore all'andata l'aveva giocato con la maglia del Real Forte Queceda senza lasciare il segno, come in generale ha fatto nella sua breve avventura Real Forte Queceda. Attenzione di Mauri, la partita nel momento sospesa per dei disordini in tribuna, è stato anche espulso il capitano del Montemurlo Raimondo, che ha cercato di arrivare a eccellenza girone B, Andreotti, un lancio lungo, forse ha influito anche il vento, il difensore della Buccinese forse è rimasto leggermente così ingannato, Verdi, Andreotti si è infilato tra lui e il portiere e con un pallonetto ha messo in porta il... Sempre Foderaro, quindicesimo del secondo tempo, Poggibonsi 2, Trestina 0. San Sepolcro è arrivato al minuto numero 19 di questo secondo tempo, siamo esattamente al 28esimo ad opera di Braccaletti che ha uccellato il portiere della San Giovannese vistosi fuori dai pali il numero 19. Calcio di rigore a favore del Ghibiborgo, contatto in aria fra Cencini e Vanni, il direttore di gara, il signor Calipò di Firenze non ha avuto esitazioni. Vanni spiazza il portiere e il Ghibiborgo va in vantaggio al Brunner per 1-0. I giallorossi. Rosseti, calcio di rigore che da lui stesso conquistato, fallo di tempesta e Rosseti dal dischetto che spiazza il portiere del Trestina, Cecagnoli Nicola. 3-0 dunque per il Poggibonsi sul Trestina. Con Marchionni c'è stata un'azione un po' confusa in area di rigore, più lesto è stato Marchionni e ha così beffato Anacoura che non ha nessuna responsabilità sul gol. Giovannese è avvenuto al minuto numero 32 con Regoli che da sottomisura ha risolto uno schema da calcio d'angolo con una conclusione precisa sul primo palo. Ancora San Giovannese in area di rigore del Sansepolcro. Gol dei giallorossi sul Trestina, Poggibonsi 4, Trestina 0, segna ancora Rossetti. In questo preciso istante il terzo gol con Doveri, un'azione partita dai piedi di Granito, ha servito il numero 8 in mezzo all'area che si è girato, ha saltato con Lacchioni e di sinistro in diagonale ha battuto Fontanelli. Siamo con Federico Barba sugli sviluppi del calcio d'angolo numero 8 battuto dagli azzurri, avevamo detto che l'Empoli stava premendo sull'acceleratore in questo secondo tempo di Alessio Cencini dopo aver rimontato domenica scorsa il risultato a Rosignano, il terzo gol stagionale sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Siamo al 28esimo, 1-1 Forconi e Ghivizzano, a voi. Brutti, Brutti entrato e realizza l'1-0 che manda in estasi lo stadio dei Pini Torquato Bresciani, un'azione insistita con la palla che rimaneva lì e non voleva saperne di entrare. Il triplice fischio finale finisce così al Castellani, 14esimo pareggio dell'Empoli in questo campionato con le 5 vittorie, questi 14 pareggi, 14 punti conquistati pareggiando, l'Empoli arriva a quota 29